Guido! Complimenti! Ha sbagliato. Allora, diciamo subito una cosa, che io ho sbagliato, la colpa è mia, loro sono bravissime, io ho sbagliato. E mi dispiace perché alle prove avevo sempre fatto bene, ma qui si vede che l'emozione mi ha tarato. Ma guarda, ho sbagliato. Il pubblico non se ne è neanche accorto. Scendete, sono... scendete, prego. Allora. Attenzione. Allora, esatto, scusate. Allora. No, e poi una regola è che non bisogna, l'artista non si autodenuncia mai, non no, dice i suoi errori. No, ma io non sono un artista, io sono una persona che fa... Non sono un artista, ho solo ha voluto accompagnare queste ragazze che amo molto perché hanno tre pregi fondamentali: sono brave, sono studiose, sono attente, lavorano, perché per raggiungere questi momenti di precisione bisogna veramente in tanti, così è veramente complicato. E tant'è vero che io ho sbagliato. Devo dire, io lo dico perché non sono un artista, sono una persona che ha fatto l'accompagnatore, sei anche non bene. Onesta, no, troppo non sono onesta. Onesta, è la verità. Noi abbiamo un piccolo estratto, abbiamo una camera laterale che ha spiato Mara in mezzo alle Black Widow per vedere se faceva finta o se invece faceva i movimenti. Vediamo un po'. Eccola lì, la vedi che fa anche lei tutto? Vedi? Guardala, guardala come è impegnata, la vedi? Bravissima! Brava, mi dispiace. Brava. Mi dispiace. Vi chiedo scusa. Teo, come dici tu, adesso no, ragazzi, farò allora, una cosa violenta se dici qualcosa contro Mara. Ma io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Perché oggi lei, no, ve lo dico, è stata ferma tutto il tempo. Solo un secondo ha mosso la testa. Punto, per favore ve lo chiedo, è un 4 pulito. Non è vero, ci sono le ragazze a testimoniare. Sono tante cose. Allora, no, tu lo so che sei Poi ha chiamato il mago Telma che ti sta adesso denunciando. Piantala però perché mi hai rotto le balle. Io parlo, io sono con C'è loro. Una denuncia. Stai zitto. Del mago Telma per clonazione. Tutto il giorno che rompe le balle. Hai copiato il mago Telma. Io invece voglio dire che l'ho vista, l'ho seguita, ha seguito tutta la coreografia. E i piccoli eventuali errori non contano. Anche perché allora, non è... no. Giuria. Allora, prego. Allora, Mara. Sì. Ti ho visto veramente tanto emozionata. Io non ci conosciamo da tanti anni, non ti ho mai visto così. A parte stai benissimo con queste unghie meravigliose. Hai visto che unghie? Il vostro numero è stupendo, molto originale, bellissimo, emozionante. Avete la passione e avete l'amore di lavorare insieme. Per le donne questa è una cosa importantissima, perché comunque è un grande messaggio. E Mara, tu... Mara! Sono emozionata perché mi dispiace che io ho rovinato. Ma non pensa, hai rovinato Mara, niente. Che ha fatto tutto Mara. Nella vita, ancora si emoziona. È una ricchezza enorme. Mara. No. È una ricchezza. Scusa. No, devo dire una cosa. Scusate. Ma scherzi! Mara, agli occhi lucidi questa signora, dimmi. Stai piangendo, Mara? Sì. Fai bene perché hai rovinato tutto veramente. Ma Mara. Facciamola piangere. Giuria, vi prego. Veramente, Mara, ma non devi veramente piangere, perché comunque hai scelto queste ragazze e queste ragazze ti vogliono un gran bene. E anche se non hai azzeccato qualche mano, ma rimani tu nella tua grandissima, grandissima umanità che stai dimostrando in questo momento. Ma Mara, dai. Adesso mi passa, ma mi è dispiaciuto. Basta! Basta. Flavio, adesso piace anche perché Flavio. Sei vera.
è vera e sensibile. Dai. Milly, guarda per prendere i voti, si è messa a piangere, ma imbarazzata. Oh, Teo Mammucari, adesso lei torna lì. Io non ho mai visto una donna così importante che piange. Solo per me, per loro, ma che vuoi io? Teo, fermo. Andiamo, Flavio. Andiamo. Mi piace che Teo l'ha presa bene questa serata della finale. È fantastico. Vai. No, ma allora, Mara, ma sei come il solista delle Frecce Tricolori. Mentre le Frecce Tricolori fanno il numero di altissimo livello, il solista è autorizzato a fare altro. C'è un'altra immagine. Sei l'ape regina in mezzo alle meravigliose ape, che può fare un altro movimento. C'è stata una grande, veramente una grande magia. Io una cosa che voglio chiedere alle ragazze, se l'altra volta ce lo siamo detti, però sono anziano, me lo dite, per arrivare a quel livello là, quante ore al giorno o comunque... Allora, dipende. Comunque sono prove abbastanza piene, pesanti. Andiamo a fare 4 ore, ragazzi, 3 ore, tante volte alla settimana. Quindi adesso però poi si vede, no, poi ci portate vede, in un mondo vede fantastico, è quello, è provare a studiare. Andiamo con la votazione? Sì. Vado io o lei? Ma la presentessa? Vai. È 9 per la peregina. È 9 per la nostra Mara. Francesco. Mi raccomando, Mara, quando ti asciughi gli occhi, non con le unghie che ti cavi un occhio. Non con le unghie. Bravissimo, bellissimo spettacolo. 9, vai. 9. E Simona? 9. 3-9. 27 punti. Meno male che loro sono bravi. Ma sì, non basta ancora. C'è il pubblico a casa. Ti vuoi appellare al pubblico? Mi voglio appellare e dire: io ho fatto un errore e mi dispiace molto. Brava, perché brava. Non voglio danneggiare le ragazze, che si meritano tutto il vostro applauso, perché sono brave, sono lavoratrici, lavorano per avere un risultato. E questo, secondo me, è impagabile. Lavorare per avere un risultato è fondamentale. Brava Mara! Allora, a questo punto, signori, è il momento.